Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, a tema anche con la luce blu, parliamo di Toti. Infatti, sono usciti, stanno pian piano uscendo, centrocampisti attaccanti, non abbiamo ancora visto i difensori, ma oggi andiamo a parlare di alcune carte che ho avuto la fortuna di provare e sto parlando di Ramos Flashback, Messi Toti, Mbappé Toti e Bellingham Toti, perché sono quattro giocatori che secondo me meritano di fare dei discorsi, soprattutto visto le tante domande che mi stanno arrivando in questi giorni. Partiamo proprio con Sergio Ramos, il gran capitan, 1,84 m, 3-3, piede destro, rendimento alto normale, e parliamo proprio del rendimento, perché qualcuno mi ha detto: Matte, ma sto rendimento alto normale non fa sì che Ramos me lo ritrovi a centrocampo? Ni, nel senso che partiamo dal presupposto che questo è un giocatore clamorosamente automatico e dotato di una grandissima quantità di interventi fatti con la CPU, quindi è un difensore del quale non avete paura di utilizzare anche magari con un raddoppio, perché lui lo mandate e fa tutto quanto da solo. Chiaro è che quell'alto normale sicuramente lo rende anche tanto appetibile per quel tipo di gioco e quel tipo di giocatori che preferiscono uscire alti a recuperare il pallone. Magari lo selezionate, boom, rapidissimo, lui si sgancia e va ad aggredire, mentre avete a fianco magari un difensore un po' più conservativo che gli copre un po' le spalle. Quindi non spaventatevi, perché comunque non è che se lo lasciate libero ve lo ritrovate sempre là. Però diciamo che questa sua propensione ce l'ha ad essere un po' più frizzantino, diciamo così. Però magari iniziandola a masterare, anzi io vi assicuro che questa dinamica qua vi permette anche di migliorare tanto in difesa, perché l'avversario, se aggredito subito alto, vi permette di ripartire velocissimi in contropiede. Quindi questo per quanto riguarda il primo discorso di criticità che mi avete fatto in tanti. Per quanto riguarda le statistiche, un'altra cosa che mi si è chiesto: Matte, ma questo meglio lengthy o controlled? Assolutamente meglio lengthy, perché sebbene è vero che quando si mette la corsa prolungata si predilige la velocità scatto sull'accelerazione, ma avere quel 90 di accelerazione è un plus, perché noi andiamo a boostare tanto la velocità scatto, quindi la capacità di recuperare in campo aperto, ma quel 90 di accelerazione che lui ha di base sulla carta lo fa essere esplosivo anche nei primi passi. Quindi è un giocatore che recupera tantissimo gli attaccanti che van via. Poi, per quanto riguarda le statistiche di dribbling, con l'L2 si muove benissimo, il 72 di agilità si sente, il 91 di reattività conclude un po' questo quadretto e quando vi attaccano lui anche sui micromovimenti reagisce benissimo. Le statistiche di difesa parlano chiaro e vi dicevo prima, tantissimi autoblock, tantissime intercettazioni automatiche, lettura difensiva che praticamente fa sì che sto Ramos si muove insieme all'azione senza troppi aiuti, senza bisogno di troppi aiuti, forza 87, aggressività 94, finiscono secondo me di renderlo super completo. E nonostante costi, perché costi, come giocatore io lo vado a mettere secondo me a questo punto solamente dietro Lucio, sia l'89 che il 90, quindi base Marvel, ma considerando la quantità di pacchetti che avete aperto e di quelli che dobbiamo ancora aprire, per me è un must have e lo sbloccherei. Passiamo a Bellingham, che ho avuto la fortuna di provare sull'account di Junkie, il nostro Scuola Foot Universe, qui l'ho provato due partite in prestito, ed è un alto 4-4, 1,86 m, e sinceramente io l'ho leggermente preferito a De Bruyne, che mi è parso un po' più indisciplinato dal punto di vista della difesa, mentre questo qui in fase difensiva è giga iper presente. Come stile intesa io ho messo motore, perché visto che ovvierà così hanno la stessa lettura difensiva e non si invertono nel 4-3-2-1, vi ho spiegato che di solito al centro ci va sempre quello con maggiore lettura difensiva, quindi rimane mezzala laterale, ed è una carta clamorosa perché è super veloce, quell'agilità sia palla al piede che con l'L2 è una roba fuori dal mondo, passaggi della Madonna, imposta benissimo. Intercettazioni, lettura difensiva, ottimi contrasti, super aggressivo, tanta roba alla forza, 99 di resistenza, per cui questo vi martella per 100 minuti, 120 minuti gli avversari quando capita, e mi è piaciuto veramente tanto. Lo consiglio in un centrocampo a 2, in un centrocampo a 3, da CC, da CDC, veramente dove volete. Lui mi ha veramente sorpreso, perché non pensavo e pensavo di preferire De Bruyne. Altro giocatore che per me è clamoroso è Leo Messi.
perché si sente tantissimo l'upgrade che riceve in velocità, tant'è vero che questo, qualora voi lo vogliate utilizzare con compiti un po' più offensivi, magari da esterno, potete farlo tranquillamente, perché ci sono dei momenti in cui doppio passo, speed boost, questo dà dei metri di distacco all'avversario che prova a rincorrerlo che voi non avete neanche un'idea, quindi super consigliato Messi. Per poi non vi sto neanche a dire i passaggi che c'ha, il tiro che c'ha, c'ha tutte le caratteristiche, c'ha il tiro di precisione, il tiro d'esterno, ci tirate delle gran punizioni. Io non so che gioco faccia, perché con l'analogico, ma soprattutto con il dribbling agile contestuale, fa dei micromovimenti che mi sembra di essere tornati a FIFA 20, mi sono sentito male quando l'ho provato. E addirittura io lo utilizzo 4-3-2-1 mezzala offensiva, lì secondo me dà veramente il meglio di sé per due motivi. Innanzitutto perché essendo veloce arriva da dietro e lanciato, no? Avendo la possibilità di poter prendere campo e di boostarsi. Con quei piedi lì fa una caterva di assist e poi una volta arrivato in zona pericolosa con quel 99 di finalizzazione, il 96 di potenza tiro, la possibilità di tirare da fuori, da esterno, a giro, è una roba veramente clamorosa. Gli avversari non sanno come difendere quando si ritrovano questo Messi qua. E io l'ho stra approvato, però occhio, perché sicuramente con il team completo, a mio modestissimo modo di vedere, calerà di prezzo. Chiudiamo con Mbappé, nella versione anche lui Toti, 5 skill, 4 di piede debole, lo sappiamo, non c'è stato un upgrade sotto questo punto di vista. Nota dolente. Qui mi direte, ma come Matte, ma nota dolente, Mbappé e Toti, cioè l'attaccante più forte del gioco. Sì, nota dolente, perché veniamo da un Mbappé che ha una versione 94 con statistiche di tutto rispetto. Soprattutto per quanto riguarda la velocità, abbiamo un Mbappé che lì già ha 99. E quanto deve essere sto Mbappé per essere più rapido, più esplosivo? È impossibile. Che gli dovevano mettere 120. Quindi questo corre, fondamentalmente corre come quell'altro. Davanti la porta non mi è sembrato questo finalizzatore implacabile, mi è sembrato che si portasse un po' dietro i soliti problemi di Mbappé. Incostante con il mancino, nonostante il 4 di piede debole, incostante alle volte anche di destro. Ha sti tiro d'esterno, ma non ha un tiro di precisione da fuori che potrebbe aiutare quest'anno. Agile 99, ok, ma ripeto, non è che poteva migliorare più di tanto vista l'altra versione. Qui abbiamo anche un 87 di forza che abbastanza lo appesantisce, infatti io consiglio uno stile d'intesa motore. Poi, per carità, assegna, segna, a corre, corre. Ma vale davvero la pena comprare questo Mbappé Toti rispetto al 94 e pagare questa carta qua al momento 3 milioni in più rispetto ad R9? Secondo me è follia. Diciamo che questo è un vezzo per ricchi, qualora magari avete una squadra completa e vi volete togliere lo sfizio, ve lo togliete. Però, se dobbiamo ragionare e andare a fare delle scelte un po' più oculate e sensate, io vi consiglio tutta la vita di prendere magari un Mbappé 94 o un Mbappé Potm, che si spera esca a giorni, che magari con gli spacchettamenti ve lo riuscite a fare praticamente a zero, lo mettete là e siete contenti uguale. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questi giocatori, se avete sbloccato Ramos, se adesso con i pack opening, con il calo di prezzi andete a puntare un Bellingham o un Messi, perché Mbappé insomma, nonostante calerà, sarà comunque secondo me sui 6 milioni per tenerci bassi. In descrizione vi ricordo la piattaforma Viola dove siamo live tutti i giorni a partire dalle 7-8 del mattino. Un saluto dal vostro Riberoschi e alla prossima, ciao!